Eh, ciao, sono Francesco della libreria Giuffa di Roma. Eh, siamo una realtà di gruppo, siamo fondamentalmente nati come gruppo e, e continuiamo ad esserlo. Una libreria che ha aperto nel 2005 a Roma, in, in questo quartiere, banalmente perché non c'era pur essendo prossima all'università una libreria di varia. Siamo stati tra i primi esperimenti in città come librerie caffetterie, quindi con un livello di, così, di complessità leggermente diverso rispetto a una libreria classica. Pensare eh, una libreria con all'interno diciamo, sostanzialmente un bar, un bar che poi chiaramente assomiglia e declina quello che uno sceglie anche come catalogo. Lo può declinare nell'offerta nell della somministrazione. Questa scelta eh, ci cioè, ha sicuramente condizionato, caratterizzato, se vuoi in qualche modo anche penalizzato su certe cose, ma eh, per noi è sempre stata una, una forte volontà. Non perché venissimo dal mondo della ristorazione, bensì perché credevamo e crediamo tuttora che. La libreria possa e dovrebbe essere un luogo di, di incontro, di aggregazione. Chiaramente questa cosa è estremamente facilitata, è estremamente resa più piacevole se all'interno non si può stare tutti in piedi così a eh, ascoltare l'autrice, l'autore che presenta, bensì si può stare seduti a un tavolo, si chiacchiera, si beve, si fa tardi. Questo, diciamo, questa idea ha fatto sì che all'inizio la libreria fosse diciamo, frequentata, ha attirato tantissime persone, eh, no, soprattutto nostre coetanee o più giovani, quindi giovani scrittori, scrittrici, illustratori, illustratrici, eccetera. Eh, questo ci ha consentito da subito di poter fare tantissime presentazioni, fare tantissimi incontri, dibattiti, eh, firmacopie. Quindi, questo connubio è venuto subito ad avere dei, dei, dei suoi primi sbocchi, dei suoi prime forme. Diciamo che questa, questa cosa ci ha, ci ha aiutato, ci, ci ha connotato tanto, ci ha permesso in qualche modo anche a fronte di una fatica, di un lavoro che non era più il nostro, però era quello della, diciamo, legato all'aspetto ristorativo: eh, ci ha consentito però una enorme libertà anche di scelta. Cioè non eravamo più in qualche modo vittime di una proposta che doveva anche un po' strizzare l'occhio alle cose che andavano, ai polpettoni in voga di classifica, bensì potevamo proporre, cioè, po veramente quello che poi appunto si dice una libreria di proposta. Quindi eh, all'interno di uno spazio che è abbastanza limitato abbiamo scelto. Diciamo delle colonne portanti come, come catalogo. E da questo punto di vista abbiamo scelto chiaramente la narrativa pressoché contemporanea e gli altri due pilastri, diciamo che erano quello dei bambini, quindi tutto il lato legato all'illustrazione, quindi legato all'educazione, all'immagine, al disegno, e poi quello della graphic novel. Parlare di graphic novel oggi sì, sicuramente saremmo stati molto più alla moda. 17 anni fa parlare di graphic novel insomma, era un po' pionieristico, nel senso che il mercato era, era piccolo, c'era un qualche piccolo editore illuminato che forse non è neanche stato troppo fortunato poi nelle sorti. Dal nostro punto di vista era un settore che intanto guardava all'estero, non solo all'Italia, ma guardava all'estero e quindi dove il mercato era già più grande, più complesso. E poi era una delle tante narrazioni del contemporaneo, quindi anche la graphic novel, a nostro avviso, riusciva a raccontare nello stesso modo di un romanzo di un autore e un'autrice contemporanea. Con questi tre macro settori abbiamo deciso che potevamo in qualche modo partire. Nel nostro caso, appunto, essendo un gruppo, siamo stati supportati dal gruppo, ma chiaramente la libreria si è stratificata nel, nel corso del tempo, quindi non c'erano tutti i libri che ci sono adesso, non c'erano tutti la varietà di settori che ci può essere in questo momento, e così come nella parte del, diciamo, del bar era molto più un'offerta socialismo reale piuttosto che appunto quella che in questo momento possiamo anche lì siamo cresciuti, ecco, anche lì ci siamo impegnati. Facendo un come dire, un fermo immagine tra adesso e quando siamo partiti, eh, sicuramente l'esserci aperti anche verso l'esterno, quindi aver eh, in qualche modo cercato nel corso degli anni delle collaborazioni perché per noi è, è vero che stare in un quartiere, comunque sempre abbastanza giovane, perché prossimo all'università, e comunque ci ha dato tanti, tanti stimoli da questo punto di vista, però eh, cre crediamo sempre nelle collaborazioni, quindi abbiamo sempre fin da subito cercato di organizzare piccoli festival organizzare o collaborare a dei festival già esistenti e, e quindi anche la possibilità cioè immaginarci la libreria sempre in un anche al di fuori del quartiere al di fuori delle quattro mura eccetera in questo devo dire molto stimolanti sono state appunto sia le collaborazioni con dei festival che possono essere stati appunto la città incantata eh, a Cività di Bagnoreggio, eh, delle collaborazioni con la libreria dell'Altro Quando con cui abbiamo fatto delle dell'estate insieme, insomma, eh, altre associazioni con cui abbiamo pensato dei festival, abbiamo semplicemente realizzato un, un cartellone di programmazione per questi. Lo abbiamo fatto anche negli ultimi anni, negli ultimi anni in cui chiaramente la pandemia ha scombussolato, ha eh, un po' mischiato le certezze su cui in, in maniera automatica avevamo impostato il nostro lavoro. È stato complicato, è stato molto faticoso, però è stata anche un'occasione eh, di rimettere in discussione delle cose e, e di riorganizzare il lavoro del nostro gruppo, volendo vedere delle cose positive, comunque anche molto stimolante, perché poi la riorganizzazione a volte porta con sé de, degli enormi miglioramenti, degli enormi riequilibri poi di gruppo, perché poi come gruppo siamo una squadra e quindi è vero che ognuno ha delle competenze, ognuno ha delle, delle cose che riescono meglio, però ogni tanto anche rimetterle in gioco fa sì che il gruppo possa crescere. Abbiamo affrontato la questione pandemica come... A altre librerie a Roma, fin da subito ci siamo messi a fare delle consegne a domicilio nella prossimità e non nella prossimità aiutati da, dai corrieri in bicicletta. Siamo stati forse, forse tra i primi a, a, a proporre anche delle combinazioni tra libro e vino, perché comunque mh, ci sembrava di conforto per chi era bloccato dentro casa, comunque avere ogni tanto... Un'occasione o un compleanno da festeggiare, o semplicemente una serata da, da rendere diversa. In questo modo abbiamo, ci siamo insomma, anche molto stupiti, e in questo forse aiutati dal fatto che, era ta che sono tanti anni che siamo nel quartiere, di quant quanto sia grande una comunità intorno a una libreria. Quindi tutto sommato, uno è vero che si sente sempre solo. Si sente sempre, sempre un po' così: il gruppo la libreria abbandonata, e invece no, c'è una terza dimensione che è tutta la comunità che nel corso degli anni più o meno visibile, più o meno quotidiana, ma che comunque ti segue, comunque e che comunque ci ha sostenuto. Chiaramente lo spazio è abbastanza piccolo da non poter prevedere in questo momento degli incontri, degli incontri che chiaramente prima. Coinvolgevano così tante persone da rimanere tutti in piedi, anche tutti in piedi, anche tutti fino a fuori, per cui fino a 50, 60, 70 persone. Questa cosa adesso non è perlomeno insomma, consigliata, e quindi eh, sono due stati, che proponiamo un cartellone di presentazioni a un festival qui vicino. A Scalo San Lorenzo, che è un'altra piccola realtà di, diciamo, di, di ragazzi che hanno rivalutato, ri, diciamo, rianimato una, una zona molto d'ombra del quartiere, che era una zona dimenticata, cioè ne, quasi nessuno sapeva del, neanche dell'esistenza, e in realtà è diventata una piccola oasi con musica, con attività, con lo sport perché fanno pallacanestro, eccetera. E noi abbiamo dato il nostro contributo. Quindi, per noi è stato anche un modo, l'ennesimo festival a cui portare no? quello che avremmo in questo caso voluto presentare durante una stagione. Quindi, è stato un po' un best of dei nostri due anni. Volendo parlare anche un po' del nostro quartiere. Eh, chiaramente, nel corso degli anni ci siamo trovati di fronte a molteplici cambiamenti, cambiamenti che, in qualche modo, riguardano anche un po' tutte le città e le grandi città, in, almeno in Europa, ma non solo. Eh, questo ha fatto sì che, sicuramente, rispetto all'inizio, il quartiere abbia un po' perso delle caratteristiche diurne. Eh, per esempio, per cui era un quartiere anche semplicemente nella nostra strada, c'erano 4 o 5 artigiani, c'era un teatrino per bambini da 15 posti, cioè c'erano delle realtà che chiaramente portavano un, um, un contributo in qualche modo a una vita che non fosse semplicemente la sera, eccetera. Eh, noi questa cosa un po' l'abbiamo attraversata perché nel corso del degli anni noi siamo arrivati in un quartiere molto diurno che aveva sì una, anche una, una vita serale eccetera, ma non era l'unica. Forse nel corso del tempo questo aspetto si è acuito, questa forbice si è allargata ancora di più perché... La vita diurna è sempre più impoverita. Quella notturna, ora, a parte la pandemia, sicuramente ci ha avuto un incremento e anche una mi piace parlare di mala movida o cose così perché non mi sembra che abbia molto senso. Sicuramente possiamo parlare di qualità, sicuramente possiamo parlare di, eh, di proposte culturali, quindi insomma, da quel punto di vista forse si è un po' impoverita. L'offerta mm, e di conseguenza anche eh, la, diciamo, la frequentazione. In questa direzione noi ci siamo sentiti di valorizzare sempre di più la nostra parte diurna, quindi andare incontro a eh, del anche degli orari proprio del quartiere legati all'entrata di scuola dei bambini, eh, quindi comunque i genitori che possono passare subito dopo, così come appunto il pomeriggio, eccetera e quindi noi da questo punto di vista cerchiamo di aprire un po' prima e chiudere un po' prima quindi non, non alimentare quella parte che poi può essere conflittuale anche con una parte del quartiere perché chiaramente anche quello dovrebbe impattare in modo sostenibile con la vita di tutti sono nate nel corso degli anni così come sono andate a scomparire tante attività sono nate delle realtà più che delle, dei luoghi forti, importanti per il quartiere, penso all'Atletico San Lorenzo, anche al Cinema Palazzo, che adesso è stato sgomberato. Ma comunque ha contribuito tanto eh, all'ESC, così come appunto tantissime piccole attività che faticosamente cercano di rimanere nel quartiere. Dal punto di vista delle, diciamo, delle nuove entrate, secondo me è un quartiere molto a rischio di gentrificazione, infiltrazione varie, mafiose, perché comunque è stato eh, in qualche modo volutamente lasciato e politicamente lasciato molto eh, isolato. E quindi lì dove, dove le serrande chiudono, appunto, dei luoghi che accolgono e che propongono è chiaro che sono il substrato <ride> migliore per speculazioni e attività illecite quindi su questo da questo punto di vista dovrebbe essere estremamente allertata tutta l'attenzione dell'opinione dell pubblica perché sono passaggi che all'interno delle città all'interno dei quartieri poi è difficile da sradicare difficile da cambiare se prendono una certa eh, Direzione. Da questo punto di vista siamo contenti che comunque appunto de, de, molte attività resistano. Sempre più quelle che resistono sono in rete tra di loro. Chi resiste non si sente più da solo. Sicuramente una cosa che dico sempre: ci piace molto eh, la possibilità. Che non sia il libro che a noi è piaciuto quello che consigliamo ma semplicemente quello che il lettore è il libro con cui non avrebbe avuto un incontro fare in modo tale che il lettore sia spiazzato e trovi delle cose che a cui non, avrebbe, non si sarebbe imbattuto in maniera automatica leggere delle cose che non pensavamo di poter leggere da questo punto di vista quindi io vi racconto un po' non tanto quello che consigliamo, ma quello che stiamo leggendo in questo momento. E quindi apro e chiudo delle parentesi raccontandovi un paio di libri che sto leggendo e poi eh, se, proprio una segnalazione di un paio di progetti nati da poco, piccoli, ma che ci hanno colpito tantissimo. Partendo da questi, Sigaretten, diciamo è un diario di una pandemia, nel senso che sono volumi di stampati con la copertina in serigrafia ne escono ne stanno uscendo altri sette ne sono usciti mi pare otto è una casa editrice di Bologna che appunto è un, una specie di diario che un illustratore fa del, di, della propria pandemia ma insomma eh, potendo in senso molto lato e ampio Il progetto di opi edizioni è una piccolissima casa editrice che ha sede qui a San Lorenzo quindi comunque non ha una vetrina per cui nessuno la può incontrare per strada, stanno preparando il terzo, la terza uscita, al momento è uscito Animal Migrante e Cento Semi. Ve, ve li consiglio vivamente, chiaramente siamo nel mondo dell'editoria per l'infanzia, da, insomma, tra i 4 e i 6 anni. Ad editore ci cioè, ha stupito con, con un fumetto. Ne, ne fa uscire sempre pochi ci ha spiazzato, ci lasciato senza parole perché comunque Splendidi Reietti sembra essere un fumetto di cui se ne parlerà tanto almeno da chi li legge io ho appena finito Le Cattive è un libro di una scrittrice argentina edito da Sure Edizioni come in un film di Almodovar ma estremamente più duro ci racconta appunto del, la vita e... De, Insomma, degli incontri di, di un mondo spesso nascosto. E poi, sempre appunto una parte della saggistica che non abbiamo nominato in questa chiacchierata, fa sì che nei, nei nostri scaffali abbia abbastanza posto il tema dei diritti delle donne, del femminismo, di de, de, de alcune conquiste e di come diciamo, nella contemporaneità questi temi possano. Essere esplorati senza essere per forza nostalgiche e nostalgici di alcune battaglie finite lì. Quindi consigliamo il femminismo è per tutti edito da Tamo Edizioni, che è una casa editrice ma anche una libreria a Napoli.